Ben ritrovati, queste le notizie di oggi. Amati, i disabili in strutture residenziali possono tornare a casa. Si sblocca una situazione dolorosa. Finalmente si sblocca il grave problema che stava mettendo a rischio la salute di tante persone e creando dolore nelle loro famiglie. Ringrazio il presidente Michele Emiliano, il direttore del dipartimento Vito Montanaro e la dirigente Elena Memeo. Lo dichiara il consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale bilancio. È stato disposto il rientro in famiglia per i minori e adulti disabili ospitati nelle strutture residenziali e per gli ospiti delle comunità terapeutiche, pedagogico-riabilitative per dipendenze patologiche. Da 4 mesi, infatti, queste persone vivevano in una condizione di reclusione ed era fatto loro divieto di rientro in famiglia nel fine settimana per evitare il rischio contagio da coronavirus. Tutto questo persino con l'alleggerimento di quasi tutte le misure di contenimento, comprese quelle per i centri diurni. Le disposizioni stabilite si attuano anche in considerazione del fatto che rientri a casa costituiscono spesso parte integrante e obiettivo dei programmi riabilitativi e terapeutici di queste persone. Le modalità di tali rientri, spiega Amati, devono essere dettagliate nel piano di prevenzione e gestione, con particolare specificità alla patologia trattata, all'età dell'ospite della struttura, all'affidabilità dei familiari. Il piano deve contenere le modalità da attivarsi sia in via preventiva, indagine volta ad escludere per i familiari eventuale sintomatologia correlabile a Covid-19 e o contatti con persone potenzialmente infette nei 14 giorni precedenti, che dopo la permanenza a casa, immediata segnalazione da parte dei familiari di eventuale insorgenza sintomatologia correlabile a Covid-19 nei 14 giorni successivi. E le procedure di rientro in struttura: misurazione temperatura corporea, utilizzo dispositivi, eccetera. Si pone fine, conclude, a un'ingiustizia che nelle scorse settimane ha purtroppo afflitto tanti disabili e relative famiglie. Al via la 19ª edizione del libro Possibile di Polignano a Mare. Il Covid non ferma la manifestazione culturale dedicata al libro. Primo appuntamento a livello nazionale a svolgersi fisicamente e non virtualmente nel rispetto delle norme sanitarie. L'evento si svolge dall'8 all'11 luglio a Polignano a Mare ed è sostenuto dalla Regione Puglia e da numerosi sponsor privati. Ieri prima serata con l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano. Trasmesso per l'occasione un contributo video da Houston. Sul palco, tra gli ospiti della prima serata, Marco Tardelli e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Una ripartenza, quella di quest'anno, dedicata a viaggiatori del tempo e dello spazio. Il tema scelto prima del Covid-19, infatti, guarda al viaggio come dimensione di movimento nello spazio, senza dimenticarci la lezione di quel tempo sospeso che ci siamo ritrovati a vivere. Un'edizione, quella del 2020, che testimonia la voglia di ripartire di tutto il paese. Negli anni il Festival di Polignano a Mare ha dimostrato di essere un'iniziativa di qualità, capace di crescere e rinnovarsi affrontando temi di attualità attraverso dialoghi e confronti che meritano un palcoscenico ampio. Ospiti istituzionali: il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'assessora Loredana Capone, il sindaco e presidente dell'ANCI regionale Domenico Vitto e il direttore del distretto tecnologico aerospaziale Giuseppe Acerno. Questo festival, certamente come tanti festival di Puglia, noi amiamo essere accanto agli operatori che investono, certamente le nostre città, ma anche il turismo gode di questo fatto, però innanzitutto ne godono i cittadini, perché la cultura è un mezzo di crescita personale e di crescita di comunità. È importante anche per il PIL economico. La cultura incide sul PIL. C'era un ministro che diceva che con la cultura non si mangia. I fatti hanno dimostrato che questo non è vero. Ci sono tanti operatori, dalla musica alla danza, allo spettacolo dal vivo, tutto che corrisponde proprio ad un'incidenza nell'economia. Sapete quante persone qui ci sono, che sono venute da fuori, che dormiranno qui e che quindi generano indotto? Quella economia, ed è un'economia che deriva dalla cultura. Oltre al fatto che vive l'editoria. L'editoria è contemporaneamente cultura, ma è anche mestiere, anche professione, economia.
Ecco, questo credo che sia estremamente importante. Chi dice che con la cultura non si mangia è morto. Grazie mille, assessore. Come grazie a voi. A Taranto il quarto Cineporto. La nuova struttura Cineporto, inserita all'interno del contenitore dell'associazione AFOSEI, denominato Spazio Porto, e sarà il cuore logistico dell'attività di Apulia Film Commission. 500 metri quadri in totale saranno dotati di spazi dedicati all'attività cinematografica e audiovisiva, ma anche a iniziative culturali e musicali. Grandi produzioni cinematografiche, festival internazionali di musica, rassegne, mostre, teatro, valorizzazione dei beni culturali. Quello di oggi è un esempio concreto di quello che vuol dire puntare su un territorio, puntare su un modello industriale diverso da quello a cui siamo abituati. La nostra grande industria è la cultura, la nostra grande industria si chiama cinema, e col Cineporto noi vogliamo dare la possibilità ai tarantini, ai pugliesi, grazie ad Apulia Film Commission, vogliamo dare la possibilità di formarsi in questa grande industria. Quindi questo Cineporto sarà il centro dove verranno formate le maestranze, dove verranno formate tutti quei mestieri che hanno a che fare con l'audiovisivo, e noi ci spendiamo proprio per insegnare il mestiere, un altro tipo di mestiere. Io ho fatto l'ITIS, io ho fatto il Pacinotti qui a Taranto e mi hanno insegnato il ciclo dell'acciaio. Cioè io ho imparato a fare prima l'acciaio che la pasta col sugo, le orecchiette, ecco, diciamo così. Noi vogliamo insegnare un altro mestiere, noi vogliamo insegnare un altro modello di sviluppo economico, sostenibile, e il cinema, l'arte e la cultura ci dà questa possibilità. Siamo forti in questo e il Cineporto serve a questo. Talab, al via il laboratorio urbano che si occuperà del piano strategico. Ieri l'inaugurazione con Emiliano, Melucci, Boraccini e San Nicandro. La missione di questo spazio è chiara. Qui prenderà forma la grande visione del piano strategico, con una stretta sinergia tra Regione Puglia, Comune di Taranto, la provincia e i comuni dell'area, soprattutto con i cittadini. Diamo vita finalmente al Talab, al laboratorio Taranto, e quindi alla sua parte attiva, la sua parte tecnica, che segue ad una fase importante di studio che è partita nell'ottobre del 2018. E l'anno scorso, a distanza di un anno, abbiamo destinato 600.000 euro per queste attività che serviranno ad assistere le pubbliche amministrazioni, per dare gambe a quella fase progettuale che è data dal laboratorio Taranto e al progetto di rigenerazione urbana fatta con il progetto Taranto Futuro Prossimo. Il laboratorio urbano è un laboratorio di ricerca, di progettazione, è pensato per l'attuazione del piano strategico, quindi qui si opererà per il monitoraggio delle attività che si svolgono nell'ambito del piano strategico, del CIS, diciamo, di tutto questo, questa enorme quantità di progetti che sono su Taranto, sono in fase di attuazione o di programmazione. Farà il laboratorio una serie di attività di progettazione per alcune attività di rigenerazione urbana, di mobilità sostenibile e anche interventi legati alla realizzazione dei giochi del Mediterraneo. E poi c'è un'attività importante di informazione e partecipazione che sarà svolta appunto da personale specializzato che si occuperà appunto di trasferire le informazioni, le progettualità e innescare un meccanismo di partecipazione. Attivazione corso di laurea in medicina e chirurgia nella ex sede Banca d'Italia, Emiliano. Bronzini e Rossi firmano protocollo. È stato siglato ieri a Taranto, a Palazzo di Città, il protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Università degli Studi di Bari e AS Taranto per l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia nell'edificio dell'ex sede della Banca d'Italia. A firmare il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bari Stefano Bronzini e il direttore generale della AS Taranto Stefano Rossi, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci e dell'assessore Cosimo Boraccino. L'accordo è nato dalla disponibilità della Banca d'Italia a vendere l'immobile e della decisione della Regione Puglia di acquistarlo e utilizzarlo come sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ritenendola strategica e fondamentale per il territorio di Taranto. La Regione Puglia trasferirà alla AS di Taranto le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione affinché l'azienda sanitaria possa procedere all'acquisto dell'immobile dalla Banca d'Italia e successivamente al restauro e riuso
chiuso in modo da consentire l'avvio immediato delle prime attività di formazione nel mese di settembre 2020 e le successive fasi di intervento con le quali completare il recupero e l'utilizzo dell'immobile per le finalità di formazione e ricerca per le discipline mediche e sanitarie. L'ASL di Taranto si avvarrà del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia, sia per le attività di progettazione, sia per l'esecuzione degli interventi di restauro e riuso dell'immobile. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.